Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Eurotruck Simulator 2 con il Turbo Star di Ralph Garage. Aggiustiamo un attimo l'inquadratura. Eccoci qua. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Turbo Star di Ralph Garage con Eurotruck Simulator 2. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the week. Today we will going around the European border with the Turbo Star by Ralph Garage. Et salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine avec Eurotruck Simulator 2, naturellement avec notre bien-aimé Turbo Star. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, bonne fin de semaine. Bon début de semaine. Merci encore pour être syntonisé ici sur la live, la direct. Merci beaucoup. Et on y va. I want to say, have a great week. Andiamo. I hope you have spent, you have passed a great weekend. Thank you so much. Mi auguro che abbiate passato un ottimo fine settimana. E allora, quest'oggi Voltare a sinistra. siamo sempre Voltare a sinistra. in compagnia del Captain Price. Comandi, capitano. Ah, non si fa il saluto senza il berretto. We are in great company with Captain Price here. Nous sommes en très bonne compagnie avec le Capitaine Price. E allora, approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che nell'ultimo periodo state facendo crescere questo canale. Ok, Ringrazio cerchiamo un nuovo percorso. tutti quanti voi che mi state dimostrando il vostro grande affetto, soprattutto la vostra grande stima come persona, ancora prima dello streamer, questo mi fa enormemente piacere e questo mi onora. Mi auguro di potervi tenere compagnia, di intrattenervi per qualche ora, ops, di intrattenervi, farvi della buona compagnia. Approfittiamo e ripariamo il mezzo. E quindi speriamo Orientamento. di passare qualche ora o qualche, insomma, un po' di tempo insieme con tantissima leggerezza. And so I hope that I will do to you. I hope to be of a good company for you. That you are watching and making me a great company. I hope to let you passing by Voltare a few relaxing time. a destra. Prepararsi a voltare a destra. Et alors, je vous dire Voltare merci a destra. à tout ce que vous êtes en train de me faire compagnie. J'espère È stato un bel viaggio. que vous allez j'espère que je vais vous faire de la bonne compagnie et naturellement j'espère être à la hauteur de vous faire sourire un peu et de vous entretenir. Voilà, merci beaucoup. Bastia, Palermo, Capparoggio. Direttamente da un concessionario Volvo BHV. Ok, allora cosa trasportiamo oggi? Let's check what are we are transporting today. We will start from Bastia and we have to join the Palermo City. Bastia City and Palermo City, two islands cities. Oh, che ho fatto?
Buon viaggio. Allora, un escavatore questo? Sì, una scavatrice. Ok, nous sommes en train de transporter une machine de mouvement de terre. Et naturellement de Volvo. Et on commence. Ok. Ah, prima di tutto però. Ora mi stavo pensando. Allora, devo fare questo giro qua. Ok. Ok, perfetto. Tutto è pronto. Possiamo allora partire. Adesso. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. E allora, come avete passato voltare il vostro fine destra settimana? E allora io bene, ovviamente, a parte streaming, a parte l'ho passato un po' a ripassare un po' di musica suonata, insomma, ho ripreso un pochettino a strimpellare un po' di strumenti e poi, oltre a dedicarmi anche alle dirette streaming, mi sono anche svagato e divertito a giocare a Farming Simulator 22. E devo ammettere che è un ottimo gioco. E ovviamente ho ripassato anche un pochettino per chi ha seguito la diretta di venerdì pomeriggio. Abbiamo ripassato anche, ho ripassato un po' il percorso da percorrere quest'oggi con il mitico Turbo Star di Ralph Garage. Uscire adesso. E oramai noi siamo tantissimi i fan di Ralph Garage e del suo entourage. Oramai possiamo anche dirlo che questo Turbo Star, seppure rappresenta la storia o il passato della mobilità su gomme, scusate, mobilità su gomme, su gomma, ecco, però in questo presente, nel caso di questo canale Twitch, ma anche YouTube, ecco, rappresenta alla rotatoria prendere la seconda uscita, rappresenta appunto un pezzo di storia di questo canale. Uscire adesso. E infatti, in effetti, siamo alla seconda, diciamo, se si può dire, definire serie dedicata al Turbo Star di Ralph Garage. E approfitto per ringraziare tutti quanti voi perché ho notato che i video fanno, la maggior parte, tutti i video fanno delle ottime visualizzazioni, ma nell'ultimo periodo mi sono accorto che state gradendo tantissimo anche il format dedicato al Turbo Star, e questo mi onora. E se non conoscete ancora il Turbo Star di Ralph Garage, ovviamente io vi invito a seguire appunto Ralph Garage. Quindi troverete i link nella descrizione del video, sia qui su Twitch, ma ovviamente anche su YouTube. Quindi in qualsiasi momento, ovviamente, per poter usufruire, quindi scaricare e giocare con il Turbo Star di Ralph Garage, troverete il link del loro sito internet, nel quale troverete, oltre alle mod del Turbo Star, troverete anche tantissime mod di rimorchi. E quindi
vi invito a visitare il sito internet se non l'avete provata questa mod. Vi invito a provarla perché è fatta con i fiocchi, e ovviamente vi invito a seguire anche la pagina Facebook di Rough Garage e l'account Instagram. Ovviamente seguite anche i miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente anche Twitch. And so, if you do not ever tried the Rough Garage mod, I will suggest you to try the base mod of the Turbo Star. You will find in the description of the video, you will find a few links that are the link where you can buy the game, Euro Truck or other games with the lowered price, up minus 70%, and you will find other six links that are Rough Garage internet site, the Facebook page, and other four links that are my social media channels. I hope you will take a look. Sorry. Take a look to them and if you want to honor me, follow them. My social media are YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. You will find all the links in the video's description. Thank you so much. Thank you so much. Et alors, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, et voilà, bienvenue. Je ne sais pas si vous avez jamais essayé ou prouvé la mode Rough Garage, cette mode, excellente mode du Turbo Star, une excellence de transport sur route. Les routiers, comme disent les grands français. Et si vous ne l'avez pas essayé encore, je vous invite à visiter les liens. Airbus 08, appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Voilà, carissimo. Grazie, Fermus. È arrivato il tuo farming. Oh, finalmente. Finalmente. Allora possiamo iniziare a giocare anche noi insieme. E un attimo solo, Fermus, finisco un attimo l'annuncio e poi mi dedico a te. E allora, se voi non avete pas ancora visité la site internet e la page Facebook, je vous invite à le faire. Merci beaucoup. E allora, carissimo Fermus, ah, finalmente. Io stamattina ho fatto una live perché io comunque, a parte che nell'ultimo periodo Farming 22 ho iniziato a giocarci un po' più spesso della live, e poi siccome volevo andare avanti con la farm, allora stamattina ho detto, visto che comunque devo farlo, andare avanti, ho fatto una live di un paio d'ore, quasi 2 ore e mezza. E ho fatto un bel po' di cose. E certamente, Fermus, che ti vengo a guardare, è come mio. Non ci mancherebbe altro. Fermus 08, appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Ui, grazie per il caffè. Ma grazie per i caffettini qua. E allora, devo fare un attimo gli onori di casa qua. Altrimenti qua. Ecco qua.
Mi raccomando, se non seguite Fernbus, vi invito a passare nel suo canale. E io pago! E io pago! E io pago! Sì. Passate nel suo canale, mi raccomando, seguitelo, perché vi farete una panzersat. Soprattutto quando guida l'autobus. Fernbus, Fernbus, quando guidi l'autobus. Ma Fernbus, lo sai, ieri mentre ti stavo ascoltando, perché stavo facendo altre cose, mamma mia, mi ha fatto morire dalle risate. Oh, veramente, lo giuro, sono arrivato a un certo punto che non sono riuscito più a concentrarmi a fare quello che stavo facendo, che non la smetto, non la smetto più di ridere. Mamma mia, mi ha fatto morire dalle risate ieri. Lo fai sempre, ma in particolare ieri sera sei stato grandioso. Mi hai fatto venire le lacrime agli occhi. Ah. Oh, è vero, ma tu, essendo una persona semplice, non ti sei creato il personaggio. Uno poi ti apprezza ancora di più. E me ne accorgo che non ti sei creato il personaggio, perché poi imparo ad osservare, ad ascoltare, o nel caso questo qua anche a ciò che una persona scrive. Quindi posso affermare a tutti quanti voi che state guardando questi video in diretta, ma anche in replica qui su Twitch e su YouTube, che è genuino, come tutti gli amici streamer, uscire adesso, inclusi i grandi streamer che io ammiro. E diciamolo pure che Fernbus sta arrivando a 700. A proposito, se non l'avete ancora fatto, passate nel canale di Fernbus, lasciate un follow, e poi quando lasciate il follow nella chat scrivete "ti saluta zio Dab", mi raccomando, comunque. Eh sì, finalmente. Io l'altra volta ho fatto una prova su questo, come si chiama, Four Crossing, e ho giocato con un altro giocatore su PlayStation 5. Ho fatto la prima esperienza, allora, non è stata male. È stata veramente particolare. Che poi alla fine, per il momento, le mod non compatibili anche per console, mi sa che ne sono 4 o 5 quelle uscite per il mod hub, e quindi ci sarà molta più opportunità e possibilità di poter interagire. Eh sì, io poi quando, nel periodo in cui stavo aspettando che mi arrivasse la key, perché avevo preordinato il gioco, purtroppo non per questioni di, diciamo così, per al fine di poter produrre un prodotto decente, poi fatto con le mie idee, ho saltato e non ho guardato le live dei amici che portavano Farming 22. E poi adesso, siccome adesso mi sono fatto una certa idea, una volta provato il gioco, allora adesso tranquillamente passo a salutare gli amici in live, e quindi mi fermo pure a guardare, prendo spunto. Poi se, diciamo così, mi danno un'idea, ovviamente invito sempre a passare nei loro canali. E allora facciamo un bel bus bus per Fernbus. E la intanto Fernbus, la prima, ho preso già due multe,
un tamponamento qua sul gioco, un tamponamento e un superamento della velocità di 11 km orari, 800 e 400 di multi in cioè prima e 1260 anni. Annaccia miseria. Speriamo almeno di non danneggiare il carico, perché il carico è questo. È un escavatore della Volvo. E due DLC di Eurotrack. Per noi stiamo accendere qui. I lampeggianti qua. Ci sono tre mappe. C'è la Ellen Grant, poi c'è un'americana e c'è la francese. E io ho iniziato da quella francese perché è molto più complicata. O meglio, diciamo che io la vedo un po' più impegnativa, ecco, dal punto di vista della strutturazione. Poi c'ha alcuni clienti che si trovano in altura, quindi bello impegnativo con un trattore tipo che c'hai 7-8 quintali da spingere, e vedi che il trattore arriva a un certo punto, rallenta un pochettino, è fatto bene. Poi il cambio ci sta, il fatto che a sinistra, oltre ad avere il cambio automatico, cioè diversi cambi, è fatto veramente bene, la verità. Poi l'ho trovato un ottimo prezzo. Eh sì, Fernbus, io ti ho detto che ho giocato per 3000 e quasi 3700 ore su Farming 19. Preparati, e non so poco. A voltare a sinistra. Veramente sono tante. E poi mi sono appassionato pure voltare a fare. A sinistra. Voltare a sinistra. Diciamo che all'inizio ci giocavo così, però poi prima di conoscere te, insomma, grazie pure a Nick, a Miticaccio, a Nora e Robby Mel, mi sono veramente appassionato tantissimo, veramente mi hanno fatto accanire. E quello bisogna creare la partita in multiplayer. Ma tu inizia, io ti consiglio di prima fare un po' di familiarizzare, perché vedrai che rispetto a Farming 19, anche a livello ottico hanno ottimizzato, ad esempio quando carichi la paglia nel cassone dietro, e se tu inquadri la parte dove c'è l'ingranaggio di carico, vedi che si crea lo sbuffo della paglia, così come praticamente quando vai ad arare il campo, vedi che fa gli sbuffi del terreno, queste cose qua. A disposizione, Fermus, quello che posso fare. Io figurati che ancora devo capire, o mai più che capire, ancora devo memorizzare, ad esempio, la posizione dove sono le costruzioni, queste cose qua. Uscire adesso. E infatti pure io mo che saranno 20 ore di gioco, mi sa, eppure pare che ancora ci devo capire. Eh sì, Fermus, stasera, essendo pure una novità Farming 22, insomma, come il 19 è una bella cosa, come si dice dalle tue parti. Massimo rispetto, Fernbus. Sicuramente ne farà un bel po'. Poi l'orario tuo è un orario in cui le persone, diciamo, stanno, mentre qualcuno, c'è chi prepara la cena, chi magari si è messo un po' sul divano, che torna dalla corsa, è un orario un po' più particolare, un po' più da relax, invece un po' più, diciamo così,
un po' più da pausa. Pausa caffè, diciamo così. Eh sì, questo sì. Però vedrai che li vale, perché adesso considera che è appena uscito il gioco, quindi magari troverai dei bug, queste cose qua. Le mods al momento sono limitate. Poi man mano che questo gioco inizierà a rodare e usciranno altre mod, insomma, ci divertiremo. Io ho trovato 6 o 7 mod nel mod hub ufficiale, più io ho preso un'altra, l'ho scaricata da un mod hub però solo su PC, quindi è un Kamaz. Però lo sai, l'ho visto Bus Simulator 21, è complesso, molto più anche a livello grafico, visto che è un po' più pesantuccio a quanto pare. Però come lo porti tu Bus Simulator, non me ne vogliono gli altri, ma tu mi fai pisciare sotto le risate, scusate, volevo dire, mi fa scompisciare dalle risate. Chiedo scusa a Twitch, chiedo scusa a tutti coloro che guarderanno questo video, l'ho detto in lingua napoletana per farvi capire che la cosa è detta in maniera genuina, e qualora fosse il risultato scurrile chiedo scusa. Comunque andatevelo a vedere, Fenbus quando gioca a Bus Simulator, quando fa il controllore. Schiacciato così forte il pedale che la molla si è compressa tutta al piede. Adesso. Sembrava quasi che la stessi per spezzare sta molla. Tenirsi a destra. A destra. Ah, ok, qua devo uscire. Alla rotatoria. Fenbus 08. Ha appena brindato con 15 caffè. Grazie mille. Uscire adesso. Qui, Fenbus. Grazie, ma non ti preoccupava bene così, dai. Poi dopo, appena sarà possibile, faremo un po' di multiplayer, così almeno quando devi fare la reazione mista ci penserò io. Non ci ho fatto caso, ma mi sa che sei prossimo, ti mancano pochi per arrivare ai 700, giusto, se non ricordo male. Mamma mia, sto camion oggi frena come l'autobus. Ah, sì, ah, 12 bit. Scusami. Credevo agli spettatori. Allora sei diventato il top supporter del canale. E qua voi metteremo la corona al primo posto, e grazie a te questo canale, al di là della tua generosità, diciamo così, con i bit e queste cose qua, è cresciuto anche con gli spettatori. E non squerdos, grande Fenbus. Io pure quando posso lo devi dire, faccio sempre lo spot pubblicitario ai vari canali, lo faccio con piacere. Fenbus quando vivi la ci fa il confisciare, disate conservato che tu sei Fenbus. Il sound alert personalizzato. Fenbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, grande Fenbus. Bus.
bus, bus. Questa è la DLC della Volvo. E questo qua che sta davanti invece dov'è? È il Turbo Star di Raf Garage. Comunque si sente che sto Turbo Star c'ha un sacco di chilometri. Non ti preoccupare, Fernbus andrà benissimo. Io per esempio, prima di portare in live Farming 22 ci ho giocato 10 ore. Poi dopo sono andato in live pure per capire proprio il gioco e poi pure per dire le prime impressioni quali erano. Diciamo che cerco di non improvvisare troppo, specialmente se devo fare una, non dico una recensione, ma magari dare le prime impressioni. Ok, vai tranquillo Fernbus, non ti preoccupare, fai con calma. Take your time. Allora qua mo mi sta imbarcando, sì. Ah, quindi mo già sono arrivato. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Invio, allora devo andare a giusto Porto Torres, beh, giustamente. Sto cercando un nuovo percorso. Allora qua mo devo rivedere il percorso. Cagliari. Ok. Però eh sì, allora uno, ecco qua. Ok. Mettiamoci al lavoro. Mettiamoci al lavoro. Lo travaglio. Ah, qui mi ricordo. Quante volte mi sono incastrato. A voltare a sinistra. Che non ne avete la più pallida idea. Voltare a sinistra. Sinistra, marsh. Mi diceva Jason Farm che è un autotrasportatore prendere la prima uscita di professione nella vita reale. Che i rimorchi, questi qui auto sterzanti, per fare le manovre correttamente, se non ricordo male, mi disse che devono essere fatte quando più dritte è possibile, quindi meno si sterza e meglio è, perché effettivamente il retrotreno poi di suo sterza parecchio, anche se nell'ultima sua live che ho visto alla rotatoria prendere la seconda uscita. Lui trasportava, faceva i trasporti speciali, ovviamente utilizzava adesso dei rimorchi molto ma molto più lunghi con l'asse ribassato. Quindi prendere la seconda uscita. Molto più complicati. Uscire adesso. So I was talking about the trailer. Alla rotatoria, prendere la prima. That the back is self-steering, and my friend Fernbus, my friend
Jason Farm, that in real life is a truck driver. He saw me that for doing a correct direction change, the trick is stay the straighter as possible. So we have to change direction of a little bit. Okay. Alghero. C'era una canzone di Giuni Russo che negli anni 80 diceva qualcosa per Alghero. Quest'estate veniva ad Alghero, qualcosa del genere. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok. Usciamo a destra qui. Uscire a destra. Eppure non so perché, ma qua ogni volta che faccio questa tratta con il Turbo Star mi trovo sempre a percorrere in un tratto notturno qui in single player, mentre invece su multiplayer mi è capitato molto raramente di guidare durante le ore notturne. So I was saying that here on Euro Truck Simulator 2, on the single player, I drive during the night time so often. A difference on the on multiplayer on Truck SMP. I don't know it's a combination or not, but the majority of the alla rotatoria, the route la seconda uscita that I draw during the night time. Questo è bravo. Uscire adesso. Capitan Price sta sempre con il broncio, ma non lo so. Senti, quasi. Mi metto a destra. Capitan, voi permettete, no? Andare dritto. E noi andiamo dritto. Porto Torres, Porta Capuana, Porta Mammara. Bring me to the sea. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Ma questa è di B.B. King, questa canzone. Ripresa anche da... mi pare Little Richard. No. John Lennon l'ha ripresa. E l'altro chi era? No, non è Little Richard, come si chiama? Little Richard ha ripreso Love Me Tender, bella versione ha fatto. Quella di Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You had made my life complete
And I love you, and I love you so. Anche gli arrangiamenti di quel brano, belli. Little Richard, no, aspetta, quella. Aspetta un momento, no, non è Little Richard, ma che sta dicendo? Quasi. Ah no, Little Richard. Ah, no, mi sto confondendo con Ritorno al Futuro. Il cugino di ah no, quello era Martin. Già con Martin, vabbè. Marvin. Vabbè. Niente. Che confusione. Sarà perché ti amo. Turbostar si va e Raff Garage è il Turbostar migliore per me. E Bipura per Turbostar. Me la ricordo questa salita con il trasformatore, quando me la sono fatta con il DAF LXF105. Mamma mia, quella curva con un rimorchio enorme. Capitano, comandi. E allora volevo approfittare, oltre a ringraziare Fenbus per alla rotatoria prendere la prima uscita. Bits per il ride che ha fatto. Allora devo andarmi a pescare il nome, mi chiede un po' di pazienza e vi dico, devo ringraziare un utente che offline ha messo il follow. Allora streamfound.com/com.og, grazie, thank you so much for the follow, merci beaucoup pour le follow. Grazie assai per follow che mi sa quando stavi in replica. E ovviamente ringrazio tutti quanti voi che supportate questo canale e anche il mio canale YouTube ovviamente, e il fatto che passate a guardare anche i video delle live che a volte durano anche più di un paio d'ore, mi fa enormemente piacere, e per questo io vi ringrazio non una volta ma due volte. Prepararsi a voltare a destra. So I want to say thank you so much everyone. Voltare a destra.
particularly to people who follow the channel while I am in rerun here on Twitch and who follow my YouTube channel. I want to say thank you as well to people who watch entirely my alla rotatoria prendere la prima uscita recorded live streaming adesso. That so often the duration is over 2 hours and a half. I want to say thank you so much again for the patience. I hope that you will enjoy and love the way I do streaming. I produce contents. Prepararsi a voltare a destra. And I hope you will agree my voltare a destra personality. Thank you so much. Capitano, come sto guidando? Ma schifezzi. Vabbè. Allora, qua non mi fermo ad acquistare il garage perché altrimenti. No, dopo qua. Non mi fermo ad acquistare il garage altrimenti qua rischio di rovinare il carico. E non mi va sinceramente perché per il momento due multe mi sono costate 1200 euro. Quindi, a voltare a destra. Anzi, mi sembra che sono costate 2000 euro. Più il pieno di gasolio qua. Passaggio a livello esiste questa. Questa che è un Intercity Pendolaro. Questa sembra una Opel. Che è una Fiat tipo Station Wagon. Si capisce. Non si capisce. Allora, approfitto, ecco, per ricordare che ovviamente la sfida che sto facendo in questo momento alla rotatoria, prendere la prima uscita. È stata ispirata da un bravissimo youtuber che si chiama Nazario Nesta e come sempre nella descrizione dei video vi lascio il link per seguire il suo canale YouTube. Se non lo conoscete vi invito a seguire il suo canale anche qui su Twitch perché è molto 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 bravo. So I want to say that remember that this new challenge is inspired by a real challenge that Nazario Nesta, a great YouTuber, has done in real life, running around Italy by foot. Alors je voulais rappeler que ce défi que je suis en train de porter, j'ai pris inspiration d'un très grand youtubeur qui s'appelle Nazario Nesta et vous allez trouver le lien pour suivre ou visiter son canal YouTube dans la description du vidéo. Voilà, c'était vraiment Jourdan. Et donc si vous ne connaissez pas Nazario Nesta ou si vous ne suivez pas
encore, je vous invite à suivre son canal. Merci beaucoup. Me l'avevo scordato. Meno male che mi sono ricordato. Se non conoscete Nazario Nest, vi invito a seguire il canale suo. Lasciate la descrizione del video, qua si hanno abbattuto il 5 coppa YouTube. Ma raccomando, seguitelo perché è un bravo youtuber, un bravo streamer. E oggi vi piace rispondere alla sfida che ha fatto. Che voglio sa girata l'Italia per. Si è fatto perimetro dell'Italia per. E quindi se non conoscete, se non sapete, passate nel canale suo, lasciate un bello follow. E approfitto, caro Nazario, non so se tu guarderai mai questo video o questo breve tratto di video, ti auguro una pronta guarigione. Ho seguito i tuoi video e so che stai affrontando un periodo un po' particolare, insomma al ginocchio, come si dice a Napoli, ginocchio e non poco fedele. Auguri una pronta guarigione. Fai il tuo percorso che devi fare con Gap, poi ogni tanto, come hai fatto l'altra volta su Twitch, fai una capatina, così noi ti salutiamo, noi tuoi sostenitori. Grande Nazario! Allora, sempre dritto. Ho notato che sono aumentati i fotogrammi qua su Eurotruck. Ma devo testarlo quando arriveremo in Spagna. Vedremo un po' come si comporta. Vedremo. Ho apportato alcune modifiche ai parametri generale della scheda video. Ovviamente spero che il video, la live sia fluida. 60 fotogrammi sono ottimi. Il fatto che tieni 60 fotogrammi è buono. Buon segno. Li supera di un andicchio, però 60 pieni, bene. Allora qua mi sa, sì, sempre dritto. Cagliari mi sa che dovremo, a breve devo uscire mi sa, dovrò imbarcarmi. E se mi sbaglio Cagliari sta a porto, porto dal quale poi mi devo imbarcare, che non sta a casa. Eh sì, Cagliari. E saluto il mitico Ludovico Sardegna, il grande amico, che lo dice stesso il nickname che è sardo, quindi caro Ludovico, un forte abbraccio. Ovviamente un saluto a tutti quanti, a Fenbus 08, Arvita underscore 80, a Brixia 76, a 9 gira 0, la zappa storta, Jason Farm, Macho King, mi sta sfuggendo un po' di nomi, comunque trovate nella descrizione del video, trovate tutti gli streamer consigliati. Purtroppo non li fa visualizzare tutti quanti, in realtà ce ne sono ancora altri 5 o 6. Comunque ovviamente seguite questi canali, ma seguite anche i vostri beniamini, streamer beniamini, e se vi va, e se questo format che sto creando vi sta piacendo, vi invito a seguire il canale qualora non l'abbiate ancora fatto, così aiuterete questo canale a essere un po' più conosciuto.
Vediamo se trovo una visuale. Questo come visuale alternativa non è male. Arriviamo sul dritto e poi cambiamo inquadratura alla fascia del bicarbonato di sodio, ok? Mamma mia. Devo recuperare ancora. Le 2000 euro iniziali, che mi pare 1200, ah, no, quasi 2000 euro di multa. Un tamponamento appena sono uscito dal garage e poi un eccesso di velocità e là con 11 km orari in più c'è come minimo il ritiro della patente nella vita reale. Diciamo che qua sul gioco ogni tanto mi distraggo un po', cosa che non dovrei fare, ma che nella vita reale assolutamente quando guido sono estremamente attento. Fatelo anche voi, e se qualcuno di voi sta guardando questo video in replica o in diretta e lo sta guardando mentre sta guidando, ti invito a spegnere il cellulare o il tuo dispositivo quando arrivi a casa e riparti e riapri questo video. Continuerai a guardare da dove ti sei fermato. La sicurezza prima di tutto, portiamo la pelle a casa, ma raccomando, nessuna distrazione. Essere in fase di avvicinamento, ma che c'era un lungo tratto di strada a doppio senso di circolazione a una corsia, quindi probabilmente stiamo sulla parte finale. Sì, siamo, ho capito a che altezza stiamo più o meno, in che area. Siamo sulla zona del Tirreno, credo, nella parte bassa della Sardegna. Direzione Cagliari Oristano. Lo sapevate che Sergio Leone, il grande regista dei film spaghetti western, i suoi film sono stati girati in Sardegna, nella meravigliosa Sardegna? Lo sapevate? Neanche io lo sapevo. E attraverso un sito internet, Davin Orfi, un qualcosa del genere, dove vengono specificate le varie location dove sono stati girati i vari film, ecco, lui dice appunto che erano state girate queste scene, sono state girate per l'appunto, visto un sacchetto di immondizie in mezzo alla strada, sono state girate appunto non nel Grand Canyon ma nella splendida Sardegna. Oltre ad aver avuto anche un genio più che un grande compositore, la buon'anima del grande maestro Ennio Morricone. Guaio, a che vuol dire fa? Ennio Morricone. Mostro. Che pure ci ha lasciato un bel patrimonio immateriale, ma
che resterà in eterno, che sono le sue musiche, le sue grandi opere. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Un po' come a Napoli, il grande Pino Daniele ci ha lasciato una grandissima eredità culturale, musicale e patrimonio, diciamo così. È una ricchezza non quantificabile in denaro, ma che potrebbe essere quantificabile, anzi nemmeno quantificabile a livello affettivo, perché poi per ognuno di noi, dietro a una colonna sonora, dietro una musica, dietro una canzone, si celano e si nascondono emozioni, ricordi particolari. Questi freni oggi non vogliono proprio funzionare. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Non importa, troverò un nuovo percorso. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a destra. Pre-
prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Finalmente siamo arrivati. OLP2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti.
Ah, meno male che me l'hai fatto. Grazie. Allora approfitto per ringraziare OLP2, Oscar Lima Papa 2 per il ride. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia. Questo video sarà disponibile su YouTube giovedì alle 12. Ringrazio tutti quanti voi che mi avete fatto con me in questa live. Mi auguro che io sia stato di buona compagnia per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch. L'appuntamento è per martedì prossimo con il Turbo Star di Raf Garage. Quindi per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, vi invito a non lasciare il canale, perché al termine di questa live continua la programmazione, la replica della programmazione del canale. Grazie mille a tutti, quindi restate sintonizzati e poi partirà appunto la coda e quindi il continuo della programmazione. So I want to say thank you so much everyone for following my live streaming. I hope that you have enjoyed this video if you are watching in rerun here on Twitch and as well on YouTube on Thursday. If you are interested to buy this game or other games with a low price low price minus 70%, you will find a few links in the video's description that are the video sorry the link of a Raf Garage internet site, the Raf Garage YouTube channel and Facebook page, and as well my social media channels and everything you need. If you are watching this video on rerun, please don't leave the video. You will watch after this video the continuation of the programmation of the program. You will and so thank you so much again, and now I will talk to my friends in French, then in Neapolitan, and I will always say you cheers in Neapolitan. Alors, merci beaucoup à vous tous que vous m'avez fait de la très bonne compagnie. Excusez-moi. Merci à vous que vous avez regardé cette vidéo en réplique, soit ici sur Twitch et sur mon canal YouTube. Vous pouvez regarder cette vidéo en réplique sur YouTube jeudi à midi. Notre rendez-vous avec le Turbo Star de Raf Garage, c'est pour mardi prochain, toujours à 15h30. Si vous êtes intéressé, achetez ce jeu, votre jeu multiplateforme, à prix réduit jusqu'à moins 70% dans la description de vidéo. Vous allez trouver des liens qui sont les liens pour acheter le jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%. Deux liens, donc les liens pour visiter et télécharger le site internet de Raf Garage, la page Facebook de Raf Garage, et puis quatre liens que sont mes canaux social media, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver tout. S'il vous plaît, ne quittez pas le canal à suivre. Ça va continuer la programmation du canal à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique. Merci beaucoup. Et alors, voyons, je vous remercie tout le monde pour m'avoir fait accompagner da questa bella trasferta che ci hanno fatto con Turbo Star e Raf Garage. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre alle 3:30. Poi, se siete interessati a vacattare
Eurotrack Simulator 2 o ADO che scontate fino al 70%. Da descrizione del video trovate diversi link, fra cui anche un link a potete visitare la pagina Facebook di Raf Garage, un sito internet di Raf Garage, a potete scaricare a mod base gratuitamente e poi potete anche accattare in modo diciamo a pagamento. E poi ovviamente i canali social media su YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente pure Twitch, ovviamente. Io vi ringrazio ancora una volta e se state guardando questo video in coppa a Twitch e in replica non abbandonato canale perché poi continua la programmazione. Poi mi sa che mi sto scordando qualche cosa. Ah, un video in coppa a YouTube ovviamente ho trovato giorni a mezz'ora eppure là trovate i link tutto quello che va girato prima diciamo, i link trovate sempre nella descrizione dei video. E allora voglio prima vi salutare, approfitto per ringraziare tutti quanti e Alfa November Tango Oscar November Eco India Eco Tango Tango Oscar. Un saluto a tutti quanti, state buoni, adio.